Allora, vi dico un po' il target che ho dato alla, cioè l'impostazione che ho dato alla presentazione, no? Cioè, ho cercato di evidenziare praticamente l'eccezionalità di questo fenomeno delle avanguardie in Russia. Cioè, all'inizio del Novecento praticamente noi incominciamo a parlare di queste avanguardie artistiche, ovviamente. Il termine avanguardia è un termine militare, quindi dovrebbero essere, insomma, quelle che arrivano prima di tutto, insomma, vedono e spianano il campo, insomma, per delle cose nuove. In Russia la situazione, ovviamente, essendoci la rivoluzione, no, cioè nel 1917, però già nel 1905, insomma, c'è un clima un po' particolare, che peraltro è quello che si respira in Europa dal punto di vista artistico in questo periodo. Cioè, in Russia la situazione ovviamente è veramente molto particolare, no? Quindi, ecco, quello che mi interessava, cioè, era, insomma, un po' curare, no? Cioè, questo aspetto qui. L'altra eccezionalità, insomma, della situazione in Russia, e delle avanguardie russe in questo periodo è quello di, mantenere comunque, loro lo dicono chiaramente, insomma, l'aggancio con la tradizione, eh? Cioè, quindi, lo vedremo anche proprio in autori insospettabili, no? Cioè c'è comunque sempre questo legame con la loro tradizione russa, cioè loro, i russi sono sempre molto russi, insomma, no? Cioè, ci tengono molto a questa. È una, come dire, cioè veramente una popolazione che ha da questo punto di vista, insomma, delle forti radici proprio nella tradizione, no? Cioè, questo era l'altro aspetto che mi interessava. Poi l'altra cosa, insomma, di cui volevo, insomma, poi parlare era il rapporto con le altre avanguardie, no? Cioè, evidentemente in particolare con quella cubista, no? Con cui c'è un rapporto privilegiato, insomma, il cubismo rivoluziona completamente, insomma, dal 1907 in avanti, insomma, un po' tutta l'arte in Europa e nel mondo. E dal punto di vista, come dire, in particolare in Russia, cioè l'altra avanguardia, insomma, che avrà, chiaramente dei rapporti forti con, i russi, con gli artisti russi, sarà il futurismo. Tant'è che loro poi appunto coniano questo nuovo termine, che è cubo futurismo, no? Cioè che per l'appunto, insomma, questo tiene assieme, cioè davvero, insomma, questo legame, insomma, tra le avanguardie più importanti che c'erano in questo periodo. E queste sono un po' le cose, faccio vedere ovviamente un po' di immagini che non sono assolutamente esaustive, insomma, è anche proprio l'argomento, è semplicemente accennato, insomma, perché è anche molto complesso, insomma, volendo proprio analizzarlo. E ho cercato, cioè, più che altro appunto, soprattutto di vedere, ecco, questi aspetti qui, cioè carattere abbastanza generale, e a margine, insomma, in finale, insomma, un po' quello che invece oggi, cioè come oggi viene visto, insomma, questo aspetto qui, insomma, dal punto di vista sia artistico che politico, no? Cioè in particolare, insomma, due mostre interessanti che ci sono state in questo periodo. Una è una mostra che c'è stata alla Royal Academy di Londra, a febbraio-aprile, di quest'anno, che si chiama Revolution, e che prende in considerazione un periodo, no? Cioè l'arte russa dal 17 al 32, no? Cioè, quindi, perché riprende, e questa, insomma, è la particolarità di questa mostra, che ha dato luogo anche a un film di questa Margit Kidman, che appunto Revolution si chiama, per l'appunto. Ho cercato di scaricarlo, insomma, ma non ci sono riuscita. È molto interessante perché ricostruisce le vicende di questa mostra che c'è stata a San Pietroburgo, insomma, a Pietrograd, insomma, e poi Leningrado, insomma, nel 1932. Molto interessante perché segna proprio il passaggio, insomma, da quello che è l'aspetto più rivoluzionario, insomma, dell'arte russa, insomma, a quello che poi sarà il realismo socialista, e quindi veramente, insomma, un po' la damnatio memoriae in realtà delle avanguardie, perché ovviamente con il 32, insomma, veramente c'è il passaggio, no? A un'altra fase, insomma, delle avanguardie, non solo in Russia, ma c'è anche proprio tutta la seconda fase delle avanguardie in Europa, insomma. Nel 1933 la mostra poi è stata replicata a Mosca, dove sono stati ulteriormente epurati, insomma, gli ultimi ricordi delle avanguardie, e con quello si chiude un po' l'esperienza, insomma, della rivoluzione delle avanguardie. Insomma.
L'altra mostra che è interessante, insomma, che però cioè, non è documentata con le immagini, invece è una mostra che c'è stata a Mosca quest'anno sulla rivoluzione, che è interessante per capire un po' come loro invece vedono la rivoluzione oggi, insomma, cioè, i russi sono l'apparato, insomma, cerca un po' di riprendere le distanze, insomma, e riformulare un po' tutta la situazione, ovviamente, i rapporti con la rivoluzione e anche ovviamente con l'arte. E non so come dire, insomma, c'è un po' veramente un ribaltamento, no, degli assiomi e della situazione, perché in questo caso ci sarà il 6 e il 7 novembre, insomma, una manifestazione artistica davanti all'Ermitage, no? Cioè, dove loro praticamente di tutto questo discorso della rivoluzione, insomma, praticamente sottolineano e salvano l'esperienza delle avanguardie artistiche, cioè, nel senso che questo è un territorio neutro che però serve a loro, è successo anche in altre circostanze, insomma, penso ad esempio alla mostra dell'86 sul futurismo, insomma, a Venezia, cioè, di Palazzo Grassi, no? Cioè quella di Ponte sul Tevere, che ha praticamente ripreso, no? Cioè, la damnatio memoria per l'appunto del futurismo, no? Cioè, per l'appunto, cioè, attraverso l'arte, insomma, praticamente ha ripristinato, no? Cioè, quello che era stato cancellato, insomma, cioè, dalla memoria, insomma, come ricordo proprio dal punto di vista artistico a caos, cioè come, strumentalmente, no? Cioè, perché la politica, cioè, come dire, la damnatio memoria politica aveva condannato anche, no? Cioè, l'avanguardia artistica. E loro invece qui appunto, cioè, riprendono un po', insomma, i rapporti da questo punto di vista. Quindi l'arte, insomma, in qualche maniera, cioè, ci serve anche proprio per rileggere, cioè, dicono loro, insomma, questo momento. E, apro con, cioè, vabbè, se ovviamente poi me lo lascia fare. Vabbè, questo qui è uno schema che sulle avanguardie russe, insomma, c'è cioè una cosa abbastanza schematica in realtà, no? Cioè, dove vengono un po' segnalate, no, le principali avanguardie, no? Cioè il raggismo, che è cioè quello forse più legato, insomma, agli aspetti del. Cioè più dinamici, insomma, cioè più vicini al futurismo. Adesso poi vediamo alcune immagini. Il suprematismo, che probabilmente è quello più caratteristico dal punto di vista artistico concettuale, più artistico, ecco, no? Cioè quello di Malevich, no? Il suprematismo di Malevich, il costruttivismo, che è sicuramente l'avanguardia russa più vicina agli aspetti politici, eh? Cioè sia il suprematismo che il costruttivismo sono veramente, insomma, molto ma molto russe, eh? Cioè, ma per aspetti diversi. Il costruttivismo è quello più vicino alla politica, cioè più vicino agli aspetti, cioè proprio politici, anche, è un modo molto interessante di vedere l'arte dal punto di vista politico, che non è però solo strumentale, cioè è la maniera più genuina di vivere la politica dal punto di vista artistico. Cioè un artista vede la politica in maniera un po' una certa diffidenza, cioè c'è un rapporto di diffidenza reciproca, fra la politica e l'arte, un po' sempre, cioè perché c'è sempre un po' questa paura da una parte di farsi strumentalizzare, da una parte invece appunto il tentativo di. Quindi c'è sempre un po' un modo guardingo. Il costruttivismo, secondo me, combina bene questi due aspetti e sposa bene veramente, insomma, le due vicende. Forse il caso, insomma, in cui si riesce davvero a fare qualcosa di positivo dal punto di vista artistico, pur cercando, insomma, e essendo assolutamente sposati, insomma, all'ideale politico, cioè è veramente una particolarità tutta russa. E secondo me è veramente ben riuscita, Suprematismo molto interessante, molto intellettuale, molto concettuale, insomma, è la forma più pura di arte in assoluto. Cioè, il raggismo c'è anche proprio perché viene forse un po' prima, insomma, invece ha ancora proprio degli aspetti molto simili invece alle avanguardie, insomma, quelle un po' più occidentali, insomma, quelle un po' più conosciute. Questi sono, ecco, alcuni esempi, no? Cioè, per l'appunto di arte russa di questo periodo, cioè del,
Peraltro, cioè, oggi nei manuali, no? Cioè, di storia del latte, se voi andate a vedere questo capitolino qui, no? Cioè, in particolare per l'appunto quello legato al raggismo, in particolare il suprematismo, in genere il costruttivismo, vengono visti un po' a parte. E visto oggi come avanguardie russe, una volta noi li presentavamo ai ragazzi come avanguardie sovietiche, cioè è significativo, insomma, perché c'è una. Però d'altra parte Jargan, insomma, per carità, le presentava come avanguardie russe, è giusto, cioè, perché per l'appunto tiene in considerazione un po' il tutto. E cioè, sono evidenti, vabbè, insomma, da una parte, vabbè, i legami con un certo tipo di cubismo, insomma, cioè già un po' verso l'astrazione, insomma, no? E quindi quello dei Delaunay, ad esempio, quello francese, insomma, dell'orfismo, ma anche alcuni aspetti vicini al vorticismo, ad esempio soprattutto, insomma, sia nell'Aryanov, nella Goncharova, ecco, incominciamo a vedere anche delle donne, cioè questa è una cosa un po' anomala, cioè, anche perché insomma le donne, insomma, dal punto di vista artistico, voi capite, prendetevi qualsiasi manuale, insomma, e vedete quante donne, insomma, ci sono, insomma, nei manuali di storia dell'arte, non solo di storia dell'arte, ecco, sì. Cioè, per noi questo il Novecento è un po' l'anno zero, cioè non tanto perché prima non ci fossero le donne, cioè, quanto perché per la prima volta le vediamo proprio storicizzate, insomma, partecipano alle mostre, vengono documentate nei cataloghi, insomma, cioè, veramente una cosa, 100 anni di storia, ecco, abbiamo, non di più, ecco, cioè, il resto si è ricostruito poi dopo a ritroso. E anche qui le donne non è che abbiano poi una vita così facile, intendiamoci, però insomma le vediamo veramente affiancate, insomma, vediamo la Gonciarova, poi vediamo la Stepanova, no? Cioè, che anche lì era la moglie di Rodchenko. Molte similitudini, ovviamente, molte riprese anche con il cubismo, insomma. Simpatico perché ovviamente le lettere che per il cubismo, no, hanno una valenza particolare, no? Le lettere, perché cercano praticamente di ampliare lo spazio visivo, Cioè le lettere servono per rimandarci a uno spazio altro, a un altro spazio. Noi leggiamo, che ne so, caffè, e ci ricostruiamo attorno a tutto questo spazio un caffè, come se l'immagine fosse tridimensionale, come se venisse fuori. E qui invece incominciamo a vedere, insomma, ovviamente le scritte russe, è chiaro, no? Cioè Nit, il filo, ecco, cioè il filo che è il filo rosso, no? Cioè, che un po' loro riprendono, ma anche questo è un classico, il T402, no? Cioè, in genere queste qui sono delle cose che evocano un po' i tram, probabilmente, no? Cioè, sono anche cose che vediamo anche che ne so, cioè sono proprio dei richiami a delle cose diverse che praticamente irrompono nella scena, no? E c'è quest'idea, no? C'è proprio anche della velocità del movimento, no? Cioè, questo. Ecco, qui entriamo. Chagall è uno degli autori russi più famosi, in assoluto. È difficile inserirlo in una avanguardia, no? E in genere non si inserisce neanche nelle avanguardie russe, perché lui in Russia fa a un certo punto ritorna in Russia, in occasione ovviamente della rivoluzione. Cioè, lui è uno di quelli che non scappa dalla rivoluzione, ovviamente, insomma, ma visto che c'è qualcosa, ecco, si incomincia a vedere proprio cioè, uno ci crede, ecco, nella rivoluzione, no? Cioè, allora vai lì per fare qualcosa, per costruire qualcosa. Il costruttivismo poi si darà proprio un nome, cioè, tanto per capire, no? C'è, cioè, la cosa, stiamo costruendo un mondo nuovo attraverso l'arte, no? Cioè, evidentemente. E lui fa parte, vabbè, insomma, in genere si inserisce in una terra un po' particolare, si chiama la scuola di Parigi, cioè, perché è una scuola un po', insomma, che tiene assieme da Modigliani a Chaine-Soutine, insomma, gente anche proprio con delle caratteristiche diverse. Fra questi c'è Chagall. Chagall è un esempio per l'appunto di come, cioè lui studia a Parigi, cioè va a Parigi, diventa famoso a Parigi prima della rivoluzione. Questi sono quadri per l'appunto già del 13, cioè quindi più o meno è il periodo in cui si promuove praticamente la seconda fase del cubismo, insomma, cioè quella che viene chiamata
il cubismo sintetico, insomma, no? E lì ci sono poi varie proposte. Lì si vede, c'è, cioè, vabbè, la Tour Eiffel, c'è, cioè, per chi conosce un po' il cubismo francese, Delaunay, insomma, cioè lui che aveva fatto tutta una serie sulla Tour Eiffel, no? E però poi lui ci inserisce questa sua cifra caratteristica particolarissima, no? Cioè, perché sono questi animali sognanti, le persone che volano, no? Chagall c'ha veramente un mondo di fantasia, di immaginazione. Ecco, quando lui torna nel suo paese, lui è di Vitebsk, no? Cioè, oggi si trova in Bielorussia, Vitebsk, si chiama anche in maniera Visebsk, si chiama il. A Vitebsk c'era una comunità di ebrei, gli ebrei sotto gli zar vivevano malissimo. Non potevano neanche accedere alle scuole, insomma, avevano una. Però qui c'era una comunità proprio di ebrei, no? Cioè e lui è molto legato, insomma, ovviamente a questa comunità, insomma, cioè, e per lui questa identità, insomma, sarà un'identità molto forte, insomma, qui è molto legato. Quando lui ritorna a Vitebsk, promuove per l'appunto, no, cioè l'arte attraverso la rivoluzione o la rivoluzione attraverso l'arte, insomma, cioè fa proprio una scuola, insomma, dove si formano, insomma, poi anche chiama anche proprio delle personalità, insomma, che diventeranno importanti. Uno fra questi c'è, cioè, che è anche proprio della stessa comunità di Chagall, anche lui è ebreo, è Lissinsky. Lissinsky è ebreo, cioè sarà. C'è, cioè, un personaggio importante del costruttivismo, litiga poi con Chagall su delle posizioni suprematiste, e il suprematismo è molto geometrico, capite? Chagall, insomma, cioè litigano per questioni, come dire, artistiche. Le liti fra artisti in questo periodo sembrano un po' ricalcare quelle politiche, no? Cioè, litigano furiosamente, no? Cioè, infatti poi a un certo punto Stalin, quando arriverà, dirà basta, cioè gli artisti che litigano fra di loro, basta, cioè, e deciderà poi per l'appunto di togliere tutte queste, cioè, questi gruppi, perché dice no, vabbè, non, e insomma, cioè, risolverà a modo suo appunto questo discorso, che invece era molto interessante, insomma, perché era una lite, ma erano delle liti, insomma, produttive, no? Evidentemente, insomma, in cui ognuno insomma, si distingueva per qualcosa. Altro artista assolutamente, ecco, va detto, sia Chagall sia l'artista che vediamo adesso, che è Kandinsky, questo è un Kandinsky non di quelli che conosciamo, insomma, no? Cioè, uno dice, ah, ma Kandinsky fa quelle cose bianche, rosse, ebbene no, appunto, Kandinsky era legato alla tradizione russa, ma anche proprio legato a una grande tradizione accademica, era un ottimo pittore. E peraltro era un avvocato, era laureato in legge, cioè lui veniva da una famiglia molto abbiente, suonava il piano, insomma, era un musicista, era un ottimo musicista, però amava la pittura, insomma. E si laurea in legge, ottiene una cattedra peraltro, e poi però dice no, però io voglio fare il pittore, insomma, se ne va a Monaco, no, alla fine dell'Ottocento. Monaco è molto vivace in questo periodo, e incomincia a fare il pittore, cioè ci metterà un po' prima di arrivare alle sue proposte di astrazione, però queste erano le cose, no, cioè, che lui faceva all'epoca. Questo è il famoso Cavaliere Azzurro. Niente di che, non è una delle opere, cioè, però è quella che dà il titolo al suo movimento, che è per l'appunto Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro, 1912, e nasce proprio da questa, cioè lui dice, da questa passione per i cavalieri, no, e per ecco, le favole, che vengono proprio dalla tradizione russa, cioè questi aspetti, c'è, cioè, anche proprio la pittura russa, è molto di narrazione, molto di poesia, molto di favole, come la letteratura, cioè anche nel. E Franz Marc, che è l'altro esponente per l'appunto, no? Cioè, del Cavaliere Azzurro, dice, amava i cavalli, i famosi cavalli azzurri di Marc, e quindi fondano questo che è poi il movimento, l'avanguardia per l'appunto più rivoluzionaria, più astratta, no? Cioè, che sarà per l'appunto il Cavaliere Azzurro. E nasce da questa tavoletta che, insomma, cioè, in effetti non è che ha
cioè lui ha fatto delle cose. Ecco, questo è sempre un Kandinsky, no? Cioè, che nessuno generalmente conosce, insomma, e che, ecco, questo è molto russo, cioè come, ma anche Malevich fa delle cose di questo tipo, cioè riprende proprio, cioè, l'idea sono le favole russe, cioè la principessa, no? Il cavaliere, cioè, sono proprio, cioè, riprende proprio, insomma, questo aspetto favolistico della tradizione, e questi sono pezzi poi del 1906-1907. Sono gli anni in cui in Europa nascono le avanguardie. Subito partono con la rivoluzione del 1905, anche in arte parte veramente questa fase rivoluzionaria delle avanguardie. Quindi qui siamo già in piena avanguardia e lui dipinge ancora queste cose qui. E poi però già per l'appunto 1912. In realtà lui dice nel 1910 lui scopre questo astrattismo. In realtà queste sono per l'appunto, cioè queste sono le famose composizioni. Le composizioni di Kandinsky sono 10, ne sopravvivono 7 perché 3 sono sparite durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Cioè non, quindi ne sopravvivono 7. Queste sono le più belle in assoluto. Composizione 6, composizione 7 sono in Russia, per fortuna, insomma, sono le più belle di Kandinsky. Sono dei quadri veramente, sono 2 metri per 3, insomma, sono dei grandi quadri, insomma, sono delle cose veramente. Una è all'Ermitage, questa qui, no? Il diluvio, cioè in realtà, cioè, è già proprio piena astrazione, cioè non. E l'altra è questa qui di Mosca, del Tretiakov, questa qui è la famosa composizione 7. Questa per lui è forse quella più, dal punto di vista astratto, risolta completamente. I disegni preparatori di composizione 7 che è del 13 sono più le prime, cioè questa fase delle composizioni sono di questi anni qui, fra il 12 e il 13. E questa, uno dei disegni preparatori, il primo acquerello astratto, post-datato al 1910, si trova al Bobourg, datato a posteriori, proprio 1910, per dire io lì ho incominciato a pensare all'astrazione. Cioè, proprio per dire, ci sono arrivato prima di tutti, insomma, cioè è un po' questo. Però il quadro, insomma, la serie dei quadri è del 1903, e questa qui è la famosa composizione 7, bellissima. Cioè, è veramente un quadro dove tu c'entri dentro, cioè, ed è una cosa. Non sto a parlare di Kandinsky, perché insomma, cioè, è veramente un discorso complesso, è un autore veramente molto, molto complicato. Di questi anni qui, 1912, anzi, fine 1911, viene pubblicato il suo testo teorico, che è lo spirituale dell'arte, cioè dove lui per l'appunto insomma enuncia qual è il suo, come dire, il suo programma, cioè legato all'astrazione. Questo è l'altro autore, insomma, assolutamente di spicco cioè delle avanguardie russe, ed è Casimir Malevich. Ecco, Casimir Malevich anche è quello che formula una delle più originali fasi dell'astrazione. Guardate, l'astrazione nel Novecento è veramente una cosa straordinaria, perché non si era mai vista un'arte proposta in quel modo lì. Ci si arriva per varie correnti e per varie, insomma, strade. Il cubismo sicuramente, insomma, è la fase di passaggio, insomma, imperdibile, insomma, senza il cubismo non ci sarebbe stata l'astrazione, ma il cubismo di Picasso non è ancora astrazione, lui lo dice chiaramente, lui il figurativo è importante. E chi arriva all'astrazione dice no, bisognava proprio andare ancora un po' più in là. Malevich ci arriva attraverso, insomma, una serie di tentativi, ed è proprio tutto, insomma. Si parte da un cubismo che ricorda un po' il tubismo, no? Cioè quindi più che altro, insomma, delle fasi, no? Il cubismo, una specie di post-impressionismo, no? Cioè, la ragazza qui fa addirittura Cézanne, no? Cioè, quindi veramente, insomma, tenta un po' di tutto, ma è quello che fanno un po' tutti in questo periodo. Cioè, il cubismo è imprescindibile, tutti quanti a un certo punto si cimentano col cubismo, però poi, insomma, si va a vedere Cézanne, l'altro che veramente, insomma, influenza molto, e anche lui, insomma, ci riesce un po' male, però, insomma, a mio giudizio, però vabbè, insomma, sperimenta anche la strada di Cézanne.
Oh, e poi a un certo punto, e qui siamo nel 1915, è importante questa cosa qui, è bella la foto, insomma, è anche proprio interessante. Questa è la mostra che nel 1915 viene fatta a quella che allora si chiamava Pietrogrado, insomma, San Pietroburgo, insomma, Leningrado, cioè durante la rivoluzione. Molto interessante. Allora, questa Nadezhda Dobichina, cioè, è una delle curatrici poi di quella mostra del 32, di cui per l'appunto, no, cioè, diremo poi alla fine. Era una di quelle che promuove l'avanguardia, no? Cioè, evidentemente, quindi poi viene ostracizzata, insomma, nel 33, assieme a Nicolai Pionin, che poi vedremo. Allora, questo è molto interessante perché cioè, Malevich, 1915, è contentissimo, ho scoperto qualcosa di nuovissimo, dice lui, no? È un'astrazione totale basata sulla geometria, eh? La geometria che viene vista come massimo della sensibilità e massimo proprio della possibilità cioè di quella che Kandinsky avrebbe detto la spiritualità dell'arte, per l'appunto. L'immagine è molto interessante perché questo fa vedere dove il famoso quadrato nero su fondo bianco, che è il punto d'arrivo, no? Cioè della ricerca suprematista di Malevich, veniva posto, dove lui, insomma, se lo immaginava, per l'appunto nella galleria, insomma, nell'esposizione. Il quadro viene esposto all'angolo. L'angolo nelle case russe, cioè, che l'angolo, si chiama il Krasny, cioè l'angolo rosso. Il russo rosso è bello, cioè si usa lo stesso termine. Non c'entra niente con la rivoluzione, la piazza russa, la Krasnaya Ploshad, no? Cioè la piazza che si chiamava già Krasnaya Ploshad nel 600, insomma, perché loro russo, i russi, cioè rosso e bello uguale. Allora, quello lì è l'angolo rosso, l'angolo bello della casa. Nell'angolo bello della casa veniva messa l'icona che proteggeva Quindi lui, massimo dell'astrazione, cioè siamo distantissimi da quella che è, no? Cioè come dire, l'arte tradizionale, però lui ci tiene, ecco, a mettere cioè in quest'angolo, no? Cioè un'immagine nuova, di lì si ricomincia. Cioè si va, è come dire, questa era la posizione dove c'era la cosa più importante della casa russa, delle cascine, cioè delle case di campagna, no? Cioè ma anche dei palazzi, e allora lui ci mette veramente un'immagine nuova. È contentissimo di questa cosa qui. Purtroppo sarà una soddisfazione che dura pochissimo. 1918 farà ancora il quadrato bianco su fondo bianco e poi lì in qualche maniera si stemperano, cioè un po' Questo qui invece povero, è il Malevich, insomma, invece l'ultimo Malevich, non l'ultimo Malevich, ma quello, diciamo, un po' più tristo in realtà. E queste qui sono quelle invece che erano state proposte per quella famosa mostra del 32 che si diceva. E lui ritorna al figurativo, però ritorna a un figurativo dove praticamente le persone sono sparite, non hanno più identità, insomma lui c'ha qualche dubbio sul fatto che in questi anni qui, insomma, ci sia stato effettivamente qualcosa. Questo è molto interessante, è un autoritratto di Malevich, c'è una serie di ritratti di questo periodo molto belli, chiaramente sono di matrice rinascimentale. Qui lui è Cristoforo Colombo. Però è molto bella cioè l'ho messa perché ce ne sono veramente tanti, sono molto belli anche proprio costruiti volumetricamente, Piero della Francesca, insomma, dico. Però se voi andate a vedere nell'angolino a destra c'è la firma di Malevich, eh? E lui che cosa ci ha messo? Ci ha messo il quadrato bianco su fondo nero ed è bellissimo, cioè veramente da brivido, perché dice: ho dovuto, come dire, cancellare un pezzo di me, però, cioè, dentro sono rimasto quello. E lo firma, no, cioè, per l'appunto, con questo quadratino, insomma, che mette da una parte, e quello è il suo autoritratto, cioè, quindi particolarmente significativo. E qui c'è questa serie inquietante, poi per l'appunto di questi ritratti, no, cioè che da una parte, insomma, vogliono accontentare evidentemente il realismo socialista, che è chiaro, insomma, che non si accontenterà di questo. Come dire, insomma, di questa cancellazione, insomma, del percorso, no? Però, insomma, c'è anche una critica, insomma, evidentemente al sistema.
Vediamo invece ecco, questa è diciamo la fase più politica questo è il costruttivismo. Già solo il termine, evidentemente, il costruttivismo arriva un po' più tardi rispetto a queste avanguardie. In mezzo, cioè, dovete pensare che insomma c'è stata la guerra. C'è stata anche insomma, una serie insomma, di esperienze, anche proprio di critiche al cubismo, insomma, c'è anche cioè questa. Il manifesto del costruttivismo è del 1920, cioè quindi è già c'è una fase un po' diversa. Il costruttivismo crede più di tutte le altre avanguardie che veramente se sei un artista devi fare qualcosa di concreto per cambiare il mondo. Loro pensano, hanno vissuto la rivoluzione, insomma, questo è il momento giusto, insomma. Ed effettivamente è così, cioè nel senso che loro veramente, insomma, cambieranno qualcosa, insomma. Poi l'eredità in Russia, insomma, viene un po', annullata, insomma, da tutto quello che saranno, cioè appunto la fase dello stalinismo, insomma, in particolare, insomma, per parlarci chiaro, insomma. Però tutto quello che è il costruttivismo si travasa poi, ma veramente in maniera massiccia, su quella che sarà l'esperienza secondo me, veramente più affine, insomma, alla rivoluzione che l'esperienza della Bauhaus di Weimar. La Bauhaus di Weimar in Germania sarà quella che poi eredita questa tradizione. Kandinsky nel 22 andrà a insegnare, insomma, alla cattedra di pittura, che è la cattedra. Insomma, la più importante delle cattedre della Bauhaus, cioè perché va bene, in Russia evidentemente, e anche perché insomma, si trova un po' stretto, e quindi insomma, andrà e farà questa esperienza insomma, che cambierà veramente anche proprio insomma, la sua azione insomma, dal punto di vista artistico e anche politico. Questo è il famoso cuneo che cioè, spezza i bianchi col cuneo. Vabbè, ovviamente insomma, c'è tutto il dibattito fra le lotte che ci sono insomma, fra i bianchi e i rossi, insomma, no? Cioè, quindi evidentemente insomma, lui decide di metterlo insomma, in chiaro, no? Cioè, Lissinsky cioè, cerca proprio di farci vedere, no? Cioè, di nuovo c'è questa Krasny, ecco, cioè il rosso, il cuneo rosso, Klinom, Krasny, cioè e di nuovo il cuneo rosso che è anche bello, insomma, cioè praticamente che spezza evidentemente per l'appunto i bianchi. Qui l'influenza con il futurismo cioè è abbastanza evidente. Questi sono due manifesti, insomma, il futurismo lavora su questa vabbè, sulle parolibere, insomma, che anche proprio vanno a costruire, insomma, anche attraverso, insomma, il loro posto nel quadro d'insieme, no? Cioè questo qui, insomma, se vogliamo andare a vedere, no? Cioè anche le date lì, cioè, sono chiare, no? Cioè questo è il 19, peraltro, insomma, i rapporti con il futurismo, insomma, in Russia sono abbastanza intensi, insomma, cioè sia Balla già nel 1909, insomma, va a esporre a Mosca, insomma, Marinetti va a Mosca, c'è tutto, insomma, il dibattito con Majakovskij, insomma, loro stessi poi a un certo punto fanno questo manifesto, insomma, che si richiama no, cioè alle esperienze marinettiane, no? Cioè riprendono anche proprio, insomma, negli stilemi, insomma, no, cioè, per l'appunto, insomma, alcune suggestioni del futurismo. E questo è un altro esempio, ecco qui invece qualcosina proprio sull'architettura, cioè il costruttivismo si travasa, anche lì è un percorso insomma mica così immediato e così semplice, insomma, però il costruttivismo insomma travasa immediatamente l'esperienza suprematista insomma attraverso una serie di esperienze che Lissinsky insomma propone, insomma, ad esempio il Prohn, no? Cioè che sono delle forme geometriche che sono già delle costruzioni praticamente disegnate, insomma, che poi vengono travasate nell'architettura. Questa è un'esperienza interessante perché lì dove vengono proposti dall'America i grattacieli verticali. E lui dice: no, l'uomo è fatto per passeggiare, per andare in orizzontale, allora propone il grattacielo orizzontale. Non ha avuto molto successo, devo dire. Questi dovevano essere, peraltro, anche
non proprio bellissimi, come, no? Cioè, evidentemente, però erano interessanti come, sono interessanti come, cioè, lo dico da architetto, insomma, come volumi, no? Cioè, perché vanno proprio a costruire qualcosa spiazzando, no? Cioè, i piani, no? E questi dovevano essere 8 megaliti praticamente, giganteschi, perché quelli sono delle colonne di 10 metri per 15, insomma, quindi a 50 metri d'altezza. Sono dei portali giganteschi, dovevano servire come porte di accesso alla città, alla nuova città. E poi sopra si stendeva questo grattacielo verticale. La cosa non era tanto, c'era stato un, peraltro, insomma, un decreto, insomma, di Lunacharsky, insomma, che favoriva per l'appunto queste nuove costruzioni che dovevano avere degli aspetti particolari anche dal punto di vista sociale, insomma, mense in comune, asili, cioè erano veramente cioè si discute, insomma, di anche proprio un modo nuovo di vivere. E lui per l'appunto, cioè, fa la sua proposta, che sono queste nuvole che pendono, Wolken in tedesco è nuvola, cioè sono delle nuvole appese queste, il grattacielo orizzontale, cioè una proposta che vi faccio vedere una cosa, e questo qui è invece Ludwig Mies van der Rohe. Non so se, cioè, tenete presente, insomma, quello che avete visto prima, no? Su questi volumi, no? Cioè, che sono sfalsati, insomma, che vanno a costruire. Questo è un Mies van der Rohe che riprende quell'esperienza lì. Lui è stato uno dei maestri della Bauhaus, uno dei direttori della Bauhaus, insomma, uno dei più noti. Gropius, Mies van der Rohe sono gli artisti più conosciuti, no? Della Bauhaus, e questo qui è il famoso monumento a Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, a Berlino, cioè non esiste più perché ovviamente è stato distrutto, insomma, durante il nazismo, però riprende proprio quell'idea del costruttivismo russo. Cioè di lì poi per l'appunto parte anche proprio nella Bauhaus tutto questo discorso che era incominciato in Russia e poi per l'appunto, cioè, verrà universalmente, insomma, poi diffuso un po' in tutto il mondo, in tutte le scuole di architettura, quella diventa proprio la scuola di architettura di riferimento. Pezzo famosissimo, questo è Tatlin, sempre. Tatlin appartiene a una corrente ancora più speciosa del costruttivismo che si chiama produttivismo in realtà, no? Cioè ancora più legata proprio all'idea della produzione industriale. Questo era stato commissionato da Lenin nel 19 come monumento, il famoso monumento alla Terza Internazionale. Doveva essere qualcosa di veramente gigantesco, poi non è mai stato costruito, 400 metri di costruzione, più alto della Tour Eiffel, ovviamente, che era l'edificio occidentale più famoso, più grande, noi di più, no? Fatto. Poi in realtà, insomma, non è riuscito, ma non tanto perché la tecnica non lo permettesse, insomma, cioè, avrebbero avuto qualche difficoltà, ma probabilmente ce l'avrebbero fatta, ma perché proprio la situazione poi è cambiata. Era molto bella, la costruzione è interessante proprio dal punto di vista architettonico, insomma, abbiamo i modellini, modellini, 5 metri di modellino, insomma, quindi già un bel oggetto dal punto di vista scultoreo. In architettura non so come, cioè come dire, le proporzioni in architettura fanno la differenza. A 5 metri tu hai un bell'oggetto, a 400 probabilmente avresti avuto qualcosa di imbarazzante, però l'idea era interessante. E la diagonale, ovviamente anche qui, insomma, segue l'idea del dinamismo futurista, insomma, però era proprio legato a qualche cosa di scientifico, di tecnico, e l'inclinazione era data dall'inclinazione dell'asse terrestre. Poi c'è la spirale, i materiali. Ecco, un'altra cosa importante, cioè, non l'ho detto prima, ovviamente. Gli autori dell'avanguardia russa, insomma, lavorano molto per l'appunto su materiali nuovi. Allora qui c'è il vetro. Perché il vetro? Perché il vetro è la glasnost, è la trasparenza. Allora qui cosa c'erano? Tutti gli apparati praticamente, no? Cioè
sovietici, no? C'erano i soviet, cioè qui c'era tutto l'apparato, e l'apparato deve essere trasparente, perché in un mondo che si rivoluziona, evidentemente, cioè la politica si dà senza mediazioni, no? Cioè, quindi evidentemente, insomma, deve essere tutto assolutamente trasparire, insomma, in maniera evidente. E le ultime immagini riguardano invece, per l'appunto, queste foto sono veramente un po' le ultime di questa mostra, per l'appunto, di Londra, e sono gli autori che praticamente venivano messi, per l'appunto, in parallelo già nella mostra del 32, perché ricostruisce, per l'appunto, la mostra del 32. E fa vedere l'altra faccia, insomma, dell'avanguardia, cioè quegli autori che poi, insomma, si sarebbero travasati nel realismo socialista, insomma, che comunque appunto incominciano comunque a dare la loro adesione, no? Cioè, evidentemente anche qui alla rivoluzione, insomma, però un po' a modo loro, no? E il bolscevico, cioè questi sono nomi che sono un po' spariti, no? Cioè, dalla storia, e insomma, oggi i russi cercano un po', gli storici dell'arte russi cercano un po' di ricostruire anche questa fase della storia, no? Cioè, perché evidentemente, insomma, è considerata un po' più russa questa, perché questi sono quelli che sono rimasti in Russia e quindi sono rimasti un po', insomma, ecco, colpiti, no? Cioè, dalla damnatio memoriae occidentale, però. E anche poi dallo stalinismo, perché anche non è che se la sia passata benissimo. E questo è Kustodiev, il bolscevico. Filonov era all'epoca molto famoso, poi purtroppo, per l'appunto, è assolutamente passato nel dimenticatoio, insomma, già nel 1932, per dire. Nella mostra, per l'appunto, poi di Mosca del 33, insomma, cioè viene veramente praticamente cancellato e anche lui, insomma, adesione totale, insomma, a questa rivoluzione, no? Cioè, ecco, questo è molto, mi sembrava bello, perché cioè, ed era un po' perché lui sta scrivendo praticamente uno slogan, cioè, però appunto con questo sfondo, no? Cioè, con molto classico, molto, no? Cioè, con queste sculture molto di. E lui scrive proprio questa cosa, si vede, no? Cioè, tutto il potere ai soviet, no? Si vede sotto la sovieta. E questa, vabbè, insomma, la faccera nella mostra, questa finisce un po' qui, perché è un po' triste in realtà, però, insomma, che speranzoso. E questo era Petrov Votkin è molto famoso all'epoca, tant'è che è l'unico che viene autorizzato a rappresentare Lenin morto, e quindi ha, insomma, un suo status di artista di corte, diciamo, no? Cioè, viene comunque, gli viene riconosciuto uno status. Però poi, cioè, questo diventa un po' la sua condanna, perché Lenin deve essere vivo, insomma. Non so se avete preso le statue di Lenin, della sono tutte, no? Cioè, lui che declama, lui che. Adesso c'è tutto il dibattito, insomma, anche, no? Cioè, se cosa fare, no? Del mausoleo, né? Se che cosa farne del. E quindi, insomma, poi anche lui, insomma, passa un po' nel dimenticatoio della. E niente, qui finiscono praticamente le immagini, insomma. E niente, che cosa c'è oggi in Russia? Ecco, c'è un po' questo tentativo, no, diciamo, di prendere tutto in considerazione. Loro stanno veramente facendo un grosso sforzo per rileggere le cose, anche la rivoluzione. La rivoluzione è scomoda, non sanno ancora cioè dove metterla, è ancora in fase di rilettura. Per il momento hanno però rimesso assieme bianchi e rossi, tutto. I Romanov li hanno ripresi, no? Cioè, anche perché Putin ha detto che non bisognava ammazzarli. E vabbè, insomma, quindi ha detto, dice. E quindi adesso c'è, qual è il senso di, cioè, cioè si va verso la grande Russia. In realtà Putin è un personaggio strano, insomma, lo sappiamo, no? Cioè, ha addirittura ripescato Stalin, no? Cioè, perché Stalin ha vinto la seconda guerra mondiale, ha fatto la grande Russia, quindi, insomma, cioè, ci torna assolutamente utile.
Stranamente l'Occidente invece sembra quasi recuperare la fase delle avanguardie. E questo insomma c'è un po' come dire che veramente il mondo non ci si ferma mai, insomma. E vediamo che cosa ci aspetta per il futuro. Io ho finito qui con l'immagine.